San Giovanni Battista, in realtà la rappresentazione di un giovinetto adolescente, uno dei due unici nudi integrali eseguiti da Caravaggio in tutta la sua breve e tumultuosa carriera. Ammiccante, carico di sensuale erotismo, con le labbra umide, i capelli inanellati sulla fronte e un sorriso beffardo che sembra sfidare sia lo spettatore che la Roma in cui il Papa Clemente VIII aveva da poco dettato nuove e più severe condotte morali sulla rappresentazione delle immagini. Forse un omaggio ad uno dei giovani nudi sulla volta della Cappella Sistina. Oppure una citazione di uno dei giovani nudi eseguiti per la Fontana delle Tartarughe, proprio di fronte al Palazzo Mattei, in cui Caravaggio trova accoglienza in quegli anni. Al di là dell'impatto violentissimo che l'arte di Caravaggio ebbe sul suo tempo, già pochi decenni dopo la sua morte di lui non rimane altro che qualche tela abbandonata all'incuria, in poche oscure ed umide cappelle polverose, e l'eco nella memoria di una vita violenta, dissoluta e tormentata. Non reputo credibile l'immagine stereotipata di Caravaggio maledetto, che molta letteratura ha pompato sul suo personaggio nel corso del tempo. Altri prelati, banchieri, politici non avrebbero certo né frequentato, tantomeno protetto uno scellerato in tempi in cui la Santa Inquisizione non avrebbe certo tollerato né ignorato. E la sua arte parla di fede, di passione, di inadeguatezza, di interiorità, di riscatto, di assoluto. La tela passa dopo pochi anni nella collezione del Cardinal Francesco Maria del Monte, altro grande mecenate, stimatore ed amico di Caravaggio, per poi passare per la collezione del Cardinal Pio e infine alla Pinacoteca Capitolina verso la fine del Settecento. Alla fine del XIX secolo la memoria di Caravaggio è quasi del tutto obliata e il San Giovanni Battista della Pinacoteca Capitolina, ritenuto una copia dell'altra versione della Galleria Doria Pamphili, viene rimosso dalla Pinacoteca e, come tutti i dipinti di scarsa importanza, finisce come decorazione in uffici pubblici. In occasione della prima grande mostra su Caravaggio negli anni 50, Sir Denis Mahon, grande studioso dell'artista, conclude che la tela Mattei non può essere la versione della Galleria Doria Pamphili e viene a cercarla a Roma. La trova, a 6 metri d'altezza nell'ufficio del sindaco, si fa portare una scala di legno e mentre Luigi Salerno gliela tiene, si arrampica e di fatto la riscopre. Il dipinto viene restaurato e le due versioni vengono messe a confronto, in una mostra e a conclusione di una considerevole campagna diagnostica, un'opera originale viene ritrovata, recuperata e riportata in Pinacoteca Capitolina alla fruizione pubblica. La pulitura del San Giovanni Battista nel 2010 ha permesso, con l'asportazione degli strati di vernice ingiallita, una maggior visibilità ed evidenziato numerosi dettagli sia tecnici che estetici. La stesura esecutiva per piani visivi, ad esempio, particolarmente evidente nella linea del braccio che passa dietro il corno dell'ariete, o la pelliccia su cui il soggetto è seduto, aggiunta in un secondo tempo, o la pennellata rossa che definisce la punta umida del naso dell'ariete. Altro dettaglio esecutivo, la cancellatura di una delle foglie di vite nell'angolo superiore destro, eseguita con rapide pennellate di biacca, poi velate a bitume. Si sono altresì evidenziate altre foglie di vite, intorno alla testa dell'ariete e tutto il gruppo di radici su cui il santo adolescente poggia il piede sinistro. Si è di fatto potuto accertare una prima versione del panneggio rosso, inizialmente concepito all'estrema sinistra, poi spostato al centro per creare un contrappunto di pietre e vuoti alle piante meticolosamente descritte sulla destra. L'intera scena insiste notevolmente nella descrizione minuziosa di una natura già velata di quell'oscuro che sarà poi così peculiare negli anni successivi, ma ancora attenta e carica di quell'ammirazione che la pittura veneta e Giorgione più di tutti ha avuto nei primi anni di Caravaggio a Roma. Ma guardiamo il dipinto un po' più attentamente. Cosa ci conferma che il soggetto del dipinto sia effettivamente un San Giovanni Battista? Apparentemente nulla. E nessuno degli attributi canonici è presente, e di fatto numerose altre interpretazioni sono state suggerite dalla critica. Un pastor friso, o Coridone ad esempio,
o Isacco, da una parte della critica che ha interpretato in un'abrasione che scopre parte della prima versione del Panneggio Rosso, un principio di fuoco e braci, o ancora la rappresentazione dell'equinozio di primavera e del segno zodiacale dell'Ariete, o ancora Giasone. Già dal primo Seicento, negli archivi della famiglia Mattei, il dipinto figura come San Giovanni Battista, e Giovanni Battista si chiama uno dei figli del committente. La presenza della pianta di tasso barbasso, verbascum, che è presente in molti altri dipinti di Caravaggio e che anticamente veniva usata, essiccata, per produrre gli stoppini delle lucerne, e per cui simbolo di luce, e la più piccola in un secondo piano piantagine, l'antago maior, che nella simbologia botanica rappresenta il percorso di Cristo, ossia la passione che conduce alla redenzione, e le foglie di vite dalla chiara simbologia cristiana nell'angolo superiore destro. Si è accertato che Caravaggio non disegnava, ma rappresentava direttamente dal vero mediante l'uso di una rudimentale camera oscura, con un'unica violenta fonte di luce dall'alto riusciva a proiettare l'immagine con l'uso di specchi e lenti. Ciò dà senso, a mio avviso, anche alla presenza di rudimentali incisioni su molti dei suoi dipinti, che gli permettevano probabilmente di ricollocare l'immagine del soggetto sulla tela il giorno dopo, o dopo una necessaria pausa per il modello.